Insieme al collega consigliere comunale Massimo Battista siamo abituati, come si suol dire, a fare il nudo al fazzoletto e avevamo cerchiato in rosso sul calendario la data del 16 di agosto, data in cui sarebbe entrato in base ad una delibera di giunta il sistema appunto del park and ride a Cimino. In buona sostanza le persone, gli utenti lasciavano la macchina e poi prendevano i bus per dirigersi anche in direzione centro. Stiamo registrando qui, è il 18 di agosto, ma al momento non c'è nulla di questo, ma non c'è neanche una insegna, non c'è la segnaletica, non c'è nulla di nulla. Come si sa, caro Massimo, la politica degli annunci del sindaco Melucci, i rendering, le conferenze stampa dell'assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno e poi alla fine il nulla cosmico. Niente, Luigi, come al solito questa è l'amministrazione degli annunci, questo doveva diventare il nuovo capolinea dei bus AMAT che veniva spostato dal capolinea davanti a Spazio Conad, è spostato qui e poi tutta la gente, perché qua sentiamo sempre ridondante che l'amministrazione dice che la gente deve lasciare le automobili per prendere i mezzi pubblici, che in centro non bisogna andare con le auto. La gente che arriva dal versante occidentale della città doveva parcheggiare qui e trovare il bus che avrebbe spostato la gente in centro, nel centro cittadino. Come ben dicevi prima, non c'è nessuna segnaletica, non c'è nessuna segnaletica, non c'è, ma proprio nulla, neanche uno pullman, non c'è niente. Abbiamo questo gabbiotto che ormai è datato, che è bello e pronto, che doveva essere l'ufficio dove gli autisti potevano benissimo rifocillarsi, ecco, con i servizi. Questo qui lo possiamo vedere, vedete, con i servizi igienici. Oggi 18 agosto, ennesima prova non mantenuta, promessa non mantenuta da questa amministrazione che ormai, come dicevi tu, ci ha riempito di cose fantasiose, Luigi. Poi parliamo, cioè è inutile che ci prendiamo in giro, il sindaco abbiamo avuto anche nell'ultimo consiglio comunale la riprova, ci siamo confrontati, purtroppo ha una giunta degli assessori che purtroppo non sono all'altezza, non sono inadeguati. Perché quando comanda la politica e la politica decide che bisogna mettere l'amico dell'amico, il parente, la fidanzata, il fratello, questi sono i risultati. No, ma una città allo sbando. Ripeto, concludiamo, noi non stiamo con il fucile spianato. Il problema è che non si tratta dell'aver superato il 16 di agosto. Qui non si sa quanti, forse mesi, passeranno ancora. Perché? Come vi dicevo, non c'è proprio ombra di questo nuovo sistema, non c'è traccia, non c'è ombra, quindi chissà quale Massimo 16 agosto di chissà quale anno, noi torneremo, come si suol dire, sul luogo del delitto.